Buonasera e ben ritrovati con Prometeo, lo spettacolo della scienza in TV. Abbiamo 30 minuti per parlare di meteorologia, clima, ambiente ed energia. Ci sono tanti argomenti che tratteremo oggi, anche qualche curiosità riguardante le case del futuro. Chissà come saranno, lo scopriremo insieme. Intanto andiamo sul web a vedere quelle che sono le principali notizie che sono circolate su internet quest'oggi. Partiamo da Le Scienze, perché oggi è giornata davvero importante per la scienza. Sono stati assegnati i premi Nobel. Partiamo da quello della medicina, i neuroni, GPS, il Nobel 2014 per la medicina e la fisiologia. Il premio Nobel è stato assegnato a John O'Coffey, a May Britt Moser e Edward Moser per le loro scoperte sulle cellule che costituiscono il sistema attraverso il cui il cervello costruisce una mappa dello spazio che ci circonda. È davvero un sistema avanzato di posizionamento del cervello. Vediamo la foto degli scopritori. Le ricerche dei tre premi Nobel hanno chiarito alcuni meccanismi fondamentali che permettono di orientarsi nello spazio in connessione con altre capacità cognitive fondamentali come memoria, pensiero, pianificazione d'azione. Adesso invece andiamo su repubblica.it, sezione Le Scienze, per un altro premio Nobel, quello della fisica, una nuova luce per illuminare il mondo, Nobel Fisica e gli inventori dei LED blu. Il riconoscimento a Isamu Akasaki, a Hiroshi Amano e a Sui Nakamura. Grazie a loro abbiamo oggi alternative più efficienti e durature rispetto alle vecchie fonti di luce. E adesso cambiamo ancora una volta una testata, sempre italiana, l'ANSA, su sezione Scienze Tecnica, perché ci sono delle ottime scoperte sui fondali oceanici, questo grazie a dei dati satellitari che sono stati raccolti proprio in questi anni. Allora andiamo nel sito dedicato, perché qui ci sono tantissime notizie che potete trovare al riguardo. Le strutture comprendono, che sono state scoperte, comprendono montagne alte fino a chilometri. Nella mappa vi sono anche indizi sulla presenza di rilievi nel Golfo del Messico che erano attivi ben pensate 150 milioni di anni fa e ora sepolti da sedimenti spessi anche quasi un chilometro. Tutto grazie, questa scoperta, grazie a Cryosat 2 dell'Agenzia Spaziale Europea e a Jason 1. E potete scoprire qui in questo sito, che si chiama topex.ucsd.edu, tutte le novità che riguardano a questa eccezionale scoperta. A proposito di fondali, si dice che il fondale oceanico sia praticamente un pianeta inesplorato e oltre ai satelliti che ci aiutano a raccogliere delle immagini, ci sono dei robot della NASA che stanno esplorando negli anni i fondali oceanici e una delle missioni è finita proprio adesso. Guardiamo il servizio per approfondire. Investigare i fondali marini per mappare canyon, migliorare carte nautiche e proteggere delicati ecosistemi. E questo è l'obiettivo di Oceanos Explorers, nave del governo degli Stati Uniti che da 6 anni vaga per gli oceani di tutto il mondo. Nonostante sia risaputo che la buona salute degli oceani sia estremamente importante per il nostro pianeta, il 95% dei loro fondali rimane inesplorato. Aumentare la conoscenza del mondo sottomarino risulta quindi fondamentale per la tutela e la salvaguardia degli ecosistemi che lo compongono. Per l'esplorazione Oceanos Explorer si avvale di 2 rovers che hanno la capacità di scendere fino a 4.000 metri sotto il pelo dell'acqua. Una volta in azione, connessioni internet e via satellite sono in grado di far arrivare in tempo reale le rilevazioni alla nave e sulla terraferma, permettendo ad innumerevoli scienziati, e non solo a quelli sulla nave, di partecipare alle varie fasi della missione. Nell'anno in corso la nave ha viaggiato dal Golfo del Messico fino all'Atlantico settentrionale, mantenendosi a pochi chilometri dalle coste degli Stati Uniti, uno dei luoghi più popolosi al mondo. Nel suo percorso la nave ha esplorato fondali mai visti, scoprendo montagne sottomarini e analizzando vari habitat coralligeni. Sul sito ufficiale della missione è possibile assistere in diretta a tutte le manovre condotte dai 2 robot sottomarini. Un viaggio nuovo e mai fatto prima, alla scoperta dei luoghi dove è nata la vita. Mi correggo, il progetto non è della NASA, bensì della NOAA, la National Oceanic Atmospheric Administration. L'ultima missione è finita proprio adesso nelle coste atlantiche degli Stati Uniti, quindi nei prossimi giorni vi daremo notizie sui dati che sono stati raccolti. Adesso invece spazio alla meteorologia con il nostro meteorologo Matteo Zanetti, perché la situazione è davvero difficile nel Regno Unito, una vittima e diversi disagi, quindi colleghiamoci con lui per vedere tutti i dettagli. Buonasera Matteo, a te.
Buonasera Serena e buonasera a tutti. Un intenso ciclone extratropicale sta interessando da molto vicino il Regno Unito. Ci sono tanti disagi ma anche danni e una vittima. Guardate questa animazione satellitare con le nubi che ruotano vorticosamente attorno a un perno di bassa pressione che ieri ha raggiunto valori veramente ragguardevoli. Guardate, 975 millibar la pressione atmosferica. Queste linee nere sono isobare, ossia linee di ugual pressione atmosferica, e vedete come sono ravvicinati in aperto atlantico. Significa forte differenza di pressione in poche decine di chilometri, quindi venti veramente impetuosi, come ci mostra anche quest'altra animazione proprio qui, vedete, in aperto oceano, ma anche sulla Scozia, dove le raffiche ieri hanno sfiorato i 190 chilometri orari. Possiamo anche vedere delle immagini che ci provengono dalla spiaggia inglese di Barnmouth per vedere appunto i danni del vento che ha superato anche i 100 chilometri orari. Guardate appunto i danni, migliaia le utenze senza energia elettrica e purtroppo, l'abbiamo già detto, anche una vittima colpita dai calcinacci mentre era per strada. Vi ricordo anche che tutte le previsioni le potete trovare anche per il Regno Unito sul nostro sito classmeteo.it. Vi siete mai chiesti quali possano essere i punti in comune tra una lavatrice, una TV e uno smartphone? Oppure come sarà la nostra casa del futuro? Noi l'abbiamo chiesto al nostro ospite, Luca Ferrari, del progetto SANS dell'Università degli Studi di Milano. Grazie Luca per essere con noi. Grazie a voi. Volevamo curiosare un po' nel futuro e capire che cosa ci aspetta all'interno delle nostre case, perché voi del progetto SANS parlate di casa social. Che cosa significa? Sì, negli ultimi anni, soprattutto con la crescente disponibilità di internet da parte degli utenti, la crescente possibilità di avere internet, di accedere a internet ovunque mi trovo e quando voglio, la domotica ha subito notevoli sviluppi. Il nostro progetto, il progetto SANS, si pone a un livello più avanzato rispetto alla domotica classica, cercando di sfruttare a pieno le potenzialità degli elettrodomestici comuni che sono presenti nelle nostre case. Allora, domotica siamo abituati un po' ad avere a che fare con degli elettrodomestici che siano programmabili, giusto? Elettrodomestici programmabili, sì, che però con la domotica classica riusciamo a programmare soltanto da un punto di vista di timer piuttosto che partenze ritardate. Quindi, per esempio, la caldaia, noi il timer lo programmiamo in maniera tale che si sappia esattamente l'orario di inizio, l'orario di spegnimento, comunque sì, abbassamento dell'utilizzo, e così per tantissimi elettrodomestici siamo arrivati anche tipo alla caffettiera che la mattina, beh, siamo arrivati anni fa, non è una gran novità. Invece la novità vostra che state portando avanti voi con il progetto quale sarebbe? La nostra novità è un sistema centralizzato dove tutti gli elettrodomestici presenti in qualsiasi casa sono collegati. Una sorta di cloud. Collegati dove? Sono collegati in questo cloud, in questo quindi social su network. Internet? Su internet, sono collegati in internet. All'interno di questo cloud, di questo social network, abbiamo un'intelligenza con degli algoritmi cognitivi che stiamo sviluppando al momento in università, che ci permettono di creare continuamente nuove ricette e nuovi cicli di lavaggio, per esempio per una lavatrice, per soddisfare appieno i bisogni e le necessità dell'utente. Allora fammi un attimo capire, perché sono sicura che mia mamma a casa si è già persa. In pratica abbiamo degli elettrodomestici in casa nostra che sono connessi wifi alla rete, sì, internet, e in questo modo noi, per esempio, partiamo dall'utilizzo, possiamo far partire l'elettrodomestico Da internet, per esempio da un social network dedicato? No, l'idea fondamentale del nostro progetto, una classica istanza del nostro progetto, è un utente che invia una semplice richiesta tramite l'elettrodomestico a questo social network. Quindi dall'elettrodomestico al social network e non viceversa? No, direttamente dall'elettrodomestico, come potrebbe essere per esempio per una lavatrice: ho bisogno di lavare 5 kg di vestiti di lana colorati.
Questa semplice richiesta viene presa in consegna dal social network e attraverso questi algoritmi riesce ad elaborare, in base anche a delle informazioni che possono essere data ambientali piuttosto che il profilo dell'utente, piuttosto che dati regionali, anche dove vive. Immagino le caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico. Soprattutto le caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico, riesce a creare una ricetta che sia il più possibile perfetta e ottimale per la richiesta e per i bisogni dell'utente. Alla fine di questo, questa ricetta viene mandata ad un'infrastruttura domestica che è una sorta di centro di smistamento dove tutte le richieste vengono prese e vengono inviate istruzione per istruzione all'elettrodomestico da cui abbiamo fatto la richiesta e in automatico la ricetta, anche in base a delle regole che abbiamo inserito noi all'interno della casa, come potrebbe essere non caricare troppo il consumo, diciamo, elettrico, che avviene l'ottimizzazione, una sorta di ottimizzazione, sì, del processo. Quindi noi praticamente chiediamo al social network qual è la migliore ottimizzazione per l'elettrodomestico. Sì, e lui ci invia questa ricetta e noi possiamo far partire la lavatrice in questo modo. Sì. Alla fine di questo ciclo di lavaggio, la cosa fondamentale è che alla fine di questo ciclo di lavaggio, per esempio della lavatrice, l'utente può mandare una valutazione a questo social network di come è stato il ciclo di lavaggio. Se c'è qualcosa che non è andato bene, per esempio, non lo so, i vestiti non erano puliti o profumati come volevo all'inizio, quando farò un'altra richiesta al social network per un altro ciclo di lavaggio simile, questi algoritmi riescono a rimodificare, ad autoadattarsi e a correggere l'errore che secondo l'utente era stato fatto nella ricetta precedente. Perfetto Luca, abbiamo 30 secondi. Qual è l'obiettivo di questa cosa? Cioè, qual è il vantaggio dal far sì che la nostra casa diventi social? Per quanto riguarda il nostro progetto, il vantaggio è di sfruttare a pieno le potenzialità dei nostri elettrodomestici. Invece di avere un elettrodomestico con un set finito di programmi, con possibilità di fare piccole modifiche, abbiamo degli elettrodomestici potenzialmente con un numero infinito di cicli e di ricette. E quindi anche per l'ambiente comunque ci sarebbe vantaggio. Soprattutto diciamo per l'ambiente, che la parola, sì, chiave è efficienza alla fine. Efficienza, sì, perché comunque uno dei dati importanti, delle informazioni importanti di cui teniamo conto è anche il risparmio energetico. Certamente, mi sembra ottimo. Grazie Luca per essere Grazie stato voi. Con noi e soprattutto buon proseguimento con il vostro progetto. Ci Grazie. Vediamo presto al prossimo traguardo. Intanto a noi ci aspettano invece qualche minuto di pubblicità, state con noi e dopo con gli approfondimenti e la parte interamente dedicata a voi, a fra poco.